Buonasera a tutti, benvenuti. Do la parola all'assessore alla cultura, dottoressa Sara Modena, che introdurrà quest'ultimo evento della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Prego, Sara. Buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo incontro. L'argomento di questa giornata della cultura era il rinnovamento e parliamo di un rinnovamento un po' particolare, il rinnovamento del bagno rituale del Mikve. Abbiamo l'onore di avere con noi tre ospiti molto importanti, Anna Arbib Colombo, Levana Twitto, che in questo momento si è assentata un attimo per un problema, ma tornerà, ha avuto un impedimento grave, ma speriamo che torni presto, e Nicole Nafon. E do la parola a Nicole che introdurrà l'incontro. Grazie Nicole, grazie a tutti. Grazie Sara, buonasera a tutti. Allora, oggi quello che vogliamo fare intanto è dare una piccola introduzione di quelle che sono le regole della purità familiare. Le regole quindi che in un certo senso mettono in relazione marito e moglie. Allora, è scritto, partiamo dalla fonte, è scritto nel libro di Vaikra, del Levitico, al capitolo 18, verso 19, è scritto così, cito: "Non ti dovrai avvicinare a una donna durante la sua impurità per scoprirne la nudità." Allora, da qua che cosa viene fuori? Viene fuori che ovviamente durante il ciclo marito e moglie non possono avere dei rapporti. Ora, prima cosa da specificare è che il termine impuro non ha un valore negativo dal punto di vista morale, ma solo dal punto di vista rituale. E come invece troviamo in altre culture, l'impurità non è qualcosa di negativo, è semplicemente legato alla morte, perché di fatto il ciclo è legato a una gravidanza che non andrà in atto, mentre la purità è legata alla vita e alla possibilità di fare mitzvot. Quindi quando una donna è impura, quindi legata in un certo senso un po' alla morte, il ciclo non può avere rapporti con il marito. Dopodiché si aspettano 7 giorni di controllo. E alla fine di questi 7 giorni la donna si prepara, fa una preparazione accurata e poi farà l'immersione nel bagno rituale, in questo mikve. Allora cerchiamo di capire che cos'è il mikve, poi alla fine farò vedere anche delle immagini. Il mikve è una vasca di acqua piovana, di solito si trova nelle sinagoghe, ma non per forza, e è una vasca che deve avere delle misure particolari. E deve contenere 40 sea di acqua, che sono circa 1000 litri, e deve avere la base di un braccio, quindi circa 50 centimetri almeno e 150 centimetri in altezza, e quindi deve avere almeno la quantità d'acqua che possa ricoprire completamente una donna, di modo che venga purificata completamente da quest'acqua viva, da quest'acqua piovana. È molto importante che l'acqua non sia attinta né manipolata dall'uomo, quindi quando arriva da questo condotto fino alla vasca non si deve fermare nel condotto, ma deve arrivare direttamente. Questo rende un mikveh un bagno kasher adatto. Ora cerchiamo di capire che significato ha questo precetto, questa mitzvah. Intanto dobbiamo dire che il momento dell'immersione è un momento molto molto particolare per la donna, un momento di grandissima etrazon, che significa di grandissima benevolenza, di grandissima vicinanza con HaKadosh Baruch Hu, tanto che nel momento, secondo gli usi, o prima dell'immersione o dopo l'immersione, si fanno delle tefillot e si prega per la famiglia, si prega per il marito, si prega per tutto il popolo ebraico, proprio perché è un momento di grandissima vicinanza al Signore, a Kadosh Baruch Hu. Ora faccio una piccola parentesi. Questa mitzvah è una delle tre mitzvot caratteristiche della donna, nelle quali per l'appunto nel momento dell'esecuzione c'è questa grandissima vicinanza. E queste tre mitzvot sono l'accensione, la mitzvah che ho appena citato, ovviamente, del mikveh, e poi la mitzvah dell'accensione delle candele di Shabbat e delle feste, e
poi la mitzvah del prelievo della challah, dell'impasto, che viene bruciato in parte in ricordo dell'offerta che si faceva ai sacerdoti, ai Kohanim. Ora, questo ci dice molto, in un certo senso, anche proprio sull'essenza della donna. Perché? Perché la donna è responsabile della procreazione, una procreazione che sia fatta in santità, che sia fatta secondo le regole, e la donna è quella che porta luce e porta gioia nella casa, e la donna è quella anche che in un certo senso è addetta al sostentamento, al cibo, al dare da mangiare, al dare vita alla casa. Questa era una piccola parentesi, ma torniamo alla mitzvah che stiamo analizzando adesso. Ora, la cosa interessante che viene fuori è che nell'ebraismo anche l'atto più materiale, se vogliamo, che in alcune culture è visto in maniera, in un certo senso, poco sacra o comunque non legata a delle persone che si occupano di santità, invece nella Torah anche una mitzvah che è così materiale, se fatta secondo le regole, porta anch'essa a una sacralità, un'elevazione della materialità e quindi a un'unione sacra. Quindi la procreazione viene fatta in santità. Questo è un po' il senso. Non che il rapporto deve essere fatto solo per procreare, assolutamente no, però viene fatto in sacralità. L'unione e la procreazione vengono fatti in sacralità. Ora, un'altra cosa, a mio avviso molto molto importante, che si lega anche a quello che diceva Sara, quindi al tema della giornata e del rinnovamento. Che cosa viene fuori qua per quanto riguarda il rapporto di coppia? Viene fuori che, per l'appunto, la coppia si separa per circa 2 settimane, si allontana, e questo allontanamento porta poi a un'unione successiva, ma l'unione successiva all'allontanamento sarà un'unione che ritrova marito e moglie, per l'appunto, rinnovati, che li ritrova con un entusiasmo diverso, che li fa conoscere sicuramente sotto altri aspetti, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto che la sera stessa dell'immersione e dell'incontro, del nuovo incontro, e dicono i maestri che dovrebbe essere proprio come il giorno del matrimonio, delle nozze stesse. Quindi c'è un allontanamento per poi ritrovarsi ancora più uniti, diciamo così. Questo è ovvio che dobbiamo dire che di base questa mitzvah è un chok, è un precetto inspiegabile, irrazionale, che noi dobbiamo comunque fare perché comandato da Kadosh Baruch Hu, perché decreto del re. E questa è la prefazione, diciamo, che dobbiamo fare per quasi ogni precetto. Però possiamo anche vedere dei significati e delle spiegazioni, come questo discorso del rinnovamento, un rinnovamento che è sia della coppia sia della donna stessa come individuo. Perché? Perché secondo altri commenti, quando la donna si purifica, non si purifica solo dal ciclo, quindi da questa impurità rituale legata alla morte, ma si purifica anche dai peccati che ha fatto, si purifica anche dalle tristezze, dalle angosce del mese, quindi ritorna nuova non solo per suo marito, ma ritorna nuova anche per se stessa e per il rapporto che ha con HaKadosh Baruch Hu, con il Signore. Quindi c'è questo doppio rinnovamento, se vogliamo, e in realtà noi sappiamo che questo rinnovamento è un punto che ritorna sempre nella Torah. Lo ritroviamo non solo qui per quanto riguarda il rapporto di coppia, non lo ritroviamo solamente per quanto riguarda le feste che stanno per arrivare, il Capodanno, Rosh Hashanah, Kippur, che è un, come sappiamo, il periodo che stiamo passando è proprio un periodo di teshuvah, di pentimento, proprio per arrivare rinnovati al nuovo anno, ma è questo concetto del rinnovamento è un concetto base che noi applichiamo ogni giorno, in realtà ogni mese, abbiamo visto, e ogni anno è qualcosa che sta alla base. E in realtà noi sappiamo che il popolo ebraico stesso è paragonato alla luna. Perché è paragonato alla luna? Perché la luna si rinnova e si sa rinnovare, anche se è più piccola rispetto al sole, è sempre presente.
Perché? Perché si sa rinnovare, al contrario del sole che ha uno zenith, ha un apice e poi tramonta. E così è il popolo ebraico, e come fa a rimanere sempre? Proprio grazie a questa forza che è data dalla teshuva, dal pentimento e dal rinnovamento, dalla capacità di mettersi in discussione e di ritornare ad essere nuovi e migliori. E questo appunto lo vediamo sia nelle regole della purezza familiare, ma lo vediamo in tanti altri aspetti. Ora, concludo facendovi vedere alcune immagini, condivido qua, spero che si veda, e vediamo qua, ci sono alcune immagini di alcuni mikvaot, di alcuni bagni rituali, un po' da tutto il mondo. Allora, in Italia intanto c'è da dire che questi mikvaot sono presenti solo nelle comunità principali, le più grandi, per esempio a Roma e Milano ce ne sono anche più di uno, e qua invece vediamo un'immagine di un mikve che si trova negli Stati Uniti, e vedete una signora, questa è la cosiddetta balanit, è una persona addetta al mikve che si occupa essenzialmente di controllare la donna che si deve immergere, che non abbia niente che gli faccia ostruzione, perché l'acqua, come abbiamo detto, deve arrivare e coprire completamente la donna, e poi deve vedere che sia immersa completamente, che arrivi giù e che non tocchi le pareti, di modo che tutta quanta sia immersa. Andiamo avanti a vedere l'immagine successiva. Qua vedete anche, insomma, che si fa una preparazione, quindi si fa la cosiddetta hafifa, la cosiddetta preparazione prima di immergersi, di modo che non ci sia niente che faccia ostruzione, e si levano quelle che possono essere le croste, gli anelli, i bendaggi, eccetera. Dopodiché andiamo a vedere altre immagini. Questo è un mikve molto antico, siamo in Germania, in epoca medievale, e qua invece siamo addirittura risale questo mikve al primo secolo, quindi al tempo del primo tempio a Gerusalemme. E poi andiamo avanti, e qua a Siracusa, e siamo in epoca bizantina, e da qua viene fuori quanto la presenza ebraica anche in Italia, anche nel sud, anche se adesso ci sembra strano perché la presenza adesso è molto diminuita, quanto in realtà fosse consistente a suo tempo. Qua invece vediamo un altro mikve un pochino più piccolo della comunità di Roma, perché abbiamo detto che comunque basta che abbia le dimensioni che abbiamo citato, e qui invece sempre a Roma un nuovo mikve che è stato costruito da poco in un'altra zona. Ed infine il mikve che vedete qui a Milano, vedete da una parte c'è il mikve appunto quello regolare, e poi c'è un'altra parte in cui si può notare ci siano delle attrezzature che permettono anche alle persone disabili di potersi immergere, perché la mitzvah del mikve è una mitzvah fondamentale dalla quale non si può prescindere, e che quindi anche si dà la possibilità alle persone che magari hanno delle difficoltà fisiche e dovrebbero rinunciare teoricamente alla mitzvah, ma in questo modo riescono comunque a metterla in pratica. E chiudo qua con le fotografie, e questa appunto era una piccolissima introduzione, e adesso invece darei la parola alla Moranna Arbib, che parlerà un po' più approfonditamente di quello che sarà, di quella che è la simbologia del bagno rituale e dell'acqua in generale. Prego, Anna. Sì, io sono un insegnante in generale, il mio lavoro è insegnare ai bambini, ho insegnato anche agli adulti, sono quello che si dice in ebraico una morà, una maestra, però andando in varie comunità, prima sono, insomma, io sono nata a Tripoli, però dall'età di sei anni, dovendo fuggire da Tripoli come tutti gli ebrei
della Libia a causa dell'antisemitismo, mi sono trasferita a Roma. Lì ho studiato per diventare insegnante e poi quando mi sono sposata, mio marito è rabbino, ci siamo trasferiti a Torino e naturalmente sposandomi ho avuto la prima esperienza personale con questa mitzvah, cioè la mitzvah, il precetto del mikveh è legato per la donna inizia col matrimonio e continua finché ha un'età, insomma, ha le mestruazioni, poi dopo la donna non è obbligata al mikveh, perciò è molto legato al matrimonio. Allora, essendo la moglie di un rabbino a Torino, preparavo anche le spose a questo precetto e poi trasferendomi a Milano facevo anche quello che diceva Micol prima, la balanit, cioè la persona che sorvegliava, aiutava le persone, le altre donne a fare il mikve. A Milano questo non lo facevo, ho continuato a insegnare ma non facevo questo, comunque a volte preparato di nuovo delle spose a questo precetto. Tornando poi a Roma, adesso vivo a Roma, insegno a Roma, mi è capitato di nuovo di preparare delle spose. Questo precetto è fondamentale e a me fa molta paura parlare di questo precetto, per cui ringrazio David Piazza che mi ha costretto, cioè perché capisco l'importanza, però per me è molto difficile. Spiego perché è molto difficile, perché secondo me è un precetto veramente difficile da capire. Cioè questioni come purità, impurità, sono chiaramente questioni al di là della nostra comprensione, molto molto difficile, ma è anche molto molto importante. Cioè sono anche consapevole dell'importanza di questo precetto fondamentale, cioè la Torah, l'ebraismo dà un'importanza fondamentale a questo precetto, tanto che le comunità devono assolutamente assicurare la possibilità di fare il mikve. Vengo da una comunità tripolina, mia madre mi ricordava che all'inizio tutte le donne facevano il bagno rituale a Tripoli. Poi a un certo punto, a causa dell'antisemitismo e delle molestie, gli arabi molestavano le donne, hanno cominciato a non frequentarlo più. E questo è un tipo di mitzvah che, se ci si allontana, visto che non è una mitzvah comunque, è un precetto molto riservato, in genere non si parla, si tramanda di madre in figlia, non si parla, non si fanno conferenze in generale, no? Perché è qualcosa di molto personale, molto riservato. E mia madre mi raccontava appunto che a un certo punto molte donne non lo facevano più perché avevano paura, chiaramente, perché si va di sera a immergersi nel mikve, e mi ha raccontato che invece la balanit, quella signora che si occupa di sorvegliare le donne, a un certo punto ha detto no, io resterò sempre, non lo chiuderò mai. Finché ci sarà una donna che vorrà farlo, io sono disposta a rimanere, malgrado il rischio. E malgrado fosse molto rischioso, e lei ha continuato, perciò ha continuato. Questa è una caratteristica un po' della nostra storia, cioè ci sono delle persone che sono pronte a veramente essere, a sacrificarsi per un processo, un precetto. E in generale si dice, appunto, i maestri dicono che quando un precetto lo fai anche, cioè sei pronto a sacrificarti per questo precetto rimane molto caro per te e non ti abbandona, cioè è difficile poi che si stacchi da te, perché hai fatto tanto per osservarlo. Quando ci fu uno dei pogrom precedenti al 1967, perché gli ebrei poi nel 67 sono andati via tutti, ma poi ci sono stati a Tripoli dei pogrom, la prima persona che è stata uccisa dagli arabi era proprio questa balanit, a cui dedico questa lezione e questo insegnamento di mia madre, perché fa capire che a volte ci sono delle persone particolarmente eroiche, ma di cui non si parla perché non sono così conosciute, che hanno fatto tantissimo per l'ebraismo. Allora, quando ho letto il rinnovamento, il cambiamento,
ho pensato, non so, c'è un popolo più vecchio di noi, cioè più vecchi di noi non c'è, non esiste. Cioè, se, pensiamo se oggi ci fosse qualcuno vestito come il faraone, cioè siamo dei tempi degli Egizi, siamo dei tempi del Medioevo, c'è sempre. Io insegno alla scuola elementare, una volta si faceva la storia dall'età antica fino ai giorni nostri. E allora gli ebrei apparivano solo per l'età antica, erano un popolo chiaramente come i babilonesi o come gli egizi, e poi riapparivano con la Shoah e con la costituzione dello Stato di Israele, come se in qualche modo tutto il resto, cioè mentre noi ci siamo sempre stati, è una cosa molto strana. Allora io credo che ci siamo sempre stati per tanti motivi, tra cui le persone che sono state un po' pronte a fare di tutto per osservare i precetti, e questo è uno dei precetti più, diciamo, difficili in effetti, in alcuni casi, e ancora oggi in alcuni casi è difficile, non per antisemitismo, per altri motivi. E io mi stupisco sempre di più, perché mi capita ancora di parlare con donne che lo fanno, nel vedere quanta fede in questo, quanta consapevolezza oggi ci sia dell'importanza. Perché a volte mi telefonano e mi dicono: sì, ho avuto difficoltà, ma adesso è nato mio figlio grazie a questo, cioè, e non me l'aspettavo, perché non, perché conoscendo le persone, tutte le persone siamo chiaramente diverse, ognuna ha le sue difficoltà. Perciò io volevo parlare un attimo della simbologia. Per la par condicio porterò due maestri, uno ashkenazita e uno sefardita. Noi siamo in questo momento dell'anno, un momento molto molto importante nell'anno ebraico. Nicole parlava del fatto che, diciamo, la prima mitzvah, il primo precetto che è stato dato è stato proprio un precetto legato al tempo, all'anno ebraico, che è il Chodesh, il mese, il capomese, e nella radice Chodesh c'è il concetto del rinnovamento. Cioè il rinnovamento fa parte dell'ebraismo, dell'anno ebraico, del tempo più che altro. E, perciò questo momento dell'anno, momento fondamentale, l'ultimo, siamo nell'ultimo mese dell'anno, tra una settimana finirà questo anno ebraico, siamo nel mese che si chiama Elul, intero mese dato alla preparazione, cioè 30 giorni in cui ci si prepara al mese successivo. Il mese successivo si chiama Tishri, che è il primo mese dell'anno, che è pieno di feste, pieno. Fondamentali, che hanno dei significati fondamentali, abbiamo il Capodanno, poi abbiamo il giorno dell'espiazione, poi abbiamo la festa delle capanne, e poi abbiamo un finale, un giorno finale, che sono due nella diaspora, che si chiama ottavo di chiusura, e poi la gioia finisce con la gioia della Torah, si chiama, in cui si balla, si canta, con i rotoli della Torah. Perciò una serie di valori molto molto importanti, in cui l'acqua c'entra molto, la simbologia dell'acqua c'entra molto. Abbiamo per esempio una festa di Sukkot in cui non viene giudicato solo il popolo ebraico, tutto il mondo, Dio decide se dare l'acqua al mondo, perciò la possibilità di vivere, a tutto il mondo, cioè una festa, possiamo dire, universale. E perciò io mi chiedevo appunto se potesse esserci un rapporto tra questo precetto e il momento in cui siamo, in questo momento dell'anno ebraico. Allora, iniziamo con la simbologia dell'acqua secondo Rav Dessler. Rav Dessler, nel libro Michtam Eliau, lettera dell'Eliau, lui si chiama Eliau Dessler, nato nel 1892 e morto nel 1953, riprende un insegnamento di Rabbi Akiva. È un insegnamento di Rabbi Akiva legato proprio al giorno di Kippur, cioè al giorno dell'espiazione. Abbiamo detto, nel mese di Elul, noi stiamo 30 giorni a prepararci, poi 10 giorni e arriva il mese di Elul, perciò sono 40 giorni di preparazione al giorno di Kippur, al giorno dell'espiazione, addirittura 40 giorni, in cui c'è poi la festa anche del Capodanno. E in questa Rabbi Akiva chiude la Mishnah di Yomah. Yomah vuol dire il giorno, cioè si parla proprio del giorno di Kippur, e conclude questa Mishnah con queste frasi.
Quanto sei fortunato, Israele? Davanti a chi sei purificato e chi ti purifica? È il vostro Padre che sta nei cieli. Come ha affermato, e io irrorerò su di voi acqua purificatrice e sarete purificate. Questo è scritto in Yeheskel, in Ezechiele 36:25. Ed è scritto, il Mikveh di Israele è Dio. Cioè, il bagno rituale di Israele è Dio. Questo lo scrive Geremia 17:13. Proprio come un bagno rituale purifica l'impuro, così il santo benedetto Elisia, che ripeteva sempre Mikol, Kadosh Baruch Hu, vuol dire Dio, e lo diceva spontaneamente senza tradurre, Kadosh Baruch Hu vuol dire il santo benedetto Elisia, purifica Israele. Cioè l'ultima frase, la dice Rabbi Akiva, e l'ultima frase che parla del giorno di Kippur, parla proprio del Mikveh, e lo paragona a Dio, e lo paragona, adesso vediamo, alla Torah. Il nostro rapporto con Hashem e con l'intera Torah è dunque paragonato all'entrata di un ebreo nell'acqua del Mikveh. Per quale motivo? Cioè, che c'entra entrare nel Mikveh con il rapporto con Dio e con la Torah? Rav Dessler spiega che entrare nel Mikveh significa uscire per un istante dal mondo terreno, che lui chiama mondo della bugia, e addentrarsi in un mondo addentrarsi nel rapporto con Dio, cioè in un mondo che si chiama mondo dell'Emet, il mondo della verità. All'inizio della creazione è scritto che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Prima ancora, proprio l'inizio della creazione, c'era l'acqua profonda, e c'era lo Spirito di Dio che aleggiava, c'è uno strano verbo usato, merachefet, vuol dire come l'uccello sui suoi piccoli. Ogni mattino l'ebreo benedice, per esempio, il Signore dice, Roca ares alamayim, io ti benedico Dio perché hai messo poi l'acqua, la terra sull'acqua, nel senso che noi non potevamo vivere nell'acqua, chiaramente, perciò solo attraverso l'acqua l'uomo può affrontare la propria vita, il proprio lavoro, creare la propria identità, solo con la terra. Non poteva vivere nell'acqua. Però il problema tra terra e acqua è proprio lì, cioè il problema è che l'uomo che si basa solo sulla terra può temere veramente sul proprio futuro. Nell'acqua non si può vivere, chiaramente. Addentrarsi all'interno del mare, in una fonte d'acqua, significa uscire per un istante dalla materia, dal mondo, per addentrarsi in un mondo che va oltre la vita. L'acqua è il contrario del mondo terreno, sia per il fatto che è un liquido, sia per l'impossibilità di sopravvivenza. Il bambino quando nasce deve uscire, in qualche modo, no? Deve vivere e respirare. In pratica, spiega Rav Dessler, entrare all'interno di una fonte d'acqua significa scappare per un attimo dalla materia e dalla falsità e addentrarsi per un istante oltre la vita normale e superficiale. Questo è il motivo per il fatto che la Torah è paragonata all'acqua. Cioè la Torah è chiamata Torat Emet, la Torah della verità. Al distacco dal mondo terreno per sapersi unire a Dio come all'inizio della creazione. Questa mitzvah ci riporta in effetti all'inizio della creazione, al progetto di Dio sul mondo, per cui qui siamo all'origine in effetti della creazione del mondo. Dio ha un progetto. Allora, quando parliamo di rinnovamento, di cambiare, eccetera, l'acqua è proprio il simbolo di questo. Del rinnovamento. È anche vero che il rinnovamento continuo non è un simbolo positivo. Chiaramente noi abbiamo bisogno sia di rinnovamento che permanenza, se no un rinnovamento continuo che può portare al male. È come quel caos che era precedente alla creazione, prima che Dio mettesse ordine. Però chi si addentra nell'acqua di un mikveh proprio si addentra
nel progetto di Dio, proprio si addentra all'Eden, diciamo, all'inizio della creazione, si mette a contatto con la Torah che emet, che è vero. Perché lo dice? Stavo pensando, no, che Rabbi Akiva, che dice questa frase, è vissuto durante la conquista romana, il periodo del dominio romano su Israele, dopo la distruzione del Tempio nel 137, e dopo la distruzione del Tempio i romani provano a distruggere, dal punto di vista non politico, nazionale, ma dal punto di vista spirituale, il popolo ebraico, e proibisce ai maestri di insegnare Torah. A quel tempo una parte degli ebrei comincia a collaborare con i romani, ci sono le spie, e una spia si chiamava Pappos Ben Yehuda, ha cambiato il nome perché la prima cosa che uno fa quando rinuncia alla propria identità, rinuncia al suo nome ebraico. E Rabbi Akiva decide lo stesso di continuare a insegnare la Torah a rischio di vita. Ora, come ha detto Nicole, la vita è un principio fondamentale dell'ebraismo, la vita viene veramente davanti a tutto. Se uno va a vedere poi le regole, per salvare una vita si fa di tutto, diciamo, si dice, no, che ogni persona, ogni vita umana, ogni uomo è un mondo, perciò la vita è fondamentale. Allora, Pappos Ben Yehuda dirà a Rabbi Akiva: ma scusa, ma tu stai rischiando la vita tua e dei tuoi alunni per continuare a insegnare Torah, smetti di insegnare Torah e accetta questo fatto, cioè la vita vale più di questo. E Rabbi Akiva gli racconta una parabola e dice: c'era una volta una volpe che stava davanti al mare, che vedeva i pesci che fuggivano dalle reti dei pescatori. E allora dice la volpe ai pesci: uscite dall'acqua, potremo restare qui insieme in pace e avrete salva la vita. Perché rischiate la vita sempre nell'acqua? È chiaro che i pesci rispondono: ma siete veramente... Se tu sei un animale molto furbo, non ci sembri molto furbo, perché è una sciocchezza questa. È chiaro che noi senza acqua non viviamo. Allora, chiaramente il racconto di Rabbi Akiva voleva dare una risposta a Pappos Ben Yehuda, voleva dire chiaramente: noi siamo come i pesci nell'acqua, noi senza Torah non viviamo. La Torah si chiama anche Torat Chaim, la Torah è la nostra vita. E di fatto, se siamo qui, non è per Pappos Ben Yehuda, ma è per Rabbi Akiva. Se siamo qui a chiacchierare, a parlare, è perché ci sono state persone come Rabbi Akiva. Pappos Ben Yehuda è sparito, non sappiamo chi sia più. Perciò noi siamo per questo tipo di persone che ci dicono che la Torah è la nostra vita. Quando noi entriamo nel mikve, e cioè andiamo a contatto con l'acqua che è vita, ci rendiamo conto che questa, la Torah, è la nostra vita. E un'altra regola del mikve, oltre a, come ha detto Nicole, entrare completamente dentro l'acqua, è un precetto che si fa con tutto il corpo, perciò completamente dentro l'acqua. Un'altra cosa che lei ha detto è che non ci deve essere nessuna, in ebraico si dice chazitza, cioè nessuna, niente che si frapponga tra il corpo e l'acqua. Ogni parte umana, anche i capelli, devono unirsi all'acqua. Perciò è immergersi completamente nella Torah. Quello che si chiama in ebraico devekut, cioè attaccarsi completamente alla Torah. Questo è lo scopo, cioè anche lo scopo di questi giorni prima di Kippur, di raggiungere questo attaccamento, questo immergersi completamente nella Torah. E altra cosa che caratterizza l'acqua del mikve è che non può essere attinta da un'altra fonte se portata da un oggetto costruito dall'uomo. Anche un semplice contenitore progettato e fabbricato da un essere umano rende l'acqua del mikve impura.
è inutilizzabile, perché vi deve essere un momento in cui l'uomo deve pensare che il mondo può continuare solo grazie a ciò che proviene dall'alto. Il Mikveh, si potrebbe dire, assomiglia a un altro giorno fondamentale nel tempo, che non è il Rosh Chodesh, ma che è lo Shabbat. Lo Shabbat è un giorno alla settimana in cui noi restituiamo in un certo senso il mondo a Dio, in cui ci allontaniamo dal mondo del lavoro e della creazione umana. In questo senso il Mikveh assomiglia molto allo Shabbat. È un immergersi completamente nel rapporto con la Torah e con Dio. E tra l'altro il particolare è che il Mikveh si può fare di Shabbat, mentre non si può andare in piscina o fare altre cose, fare altri bagni di Shabbat, il Mikveh sì che si può fare di Shabbat. E ciò ha a che fare in effetti con lo Shabbat. Non so se voi avete mai visto uno Shabbat in un quartiere ebraico a Gerusalemme, insomma, in un quartiere in cui tutti osservano lo Shabbat. È veramente impressionante vedere la differenza tra il giorno precedente. Noi lo facciamo a casa nostra, anche nella nostra casa chiaramente c'è una differenza enorme, però vedere un intero quartiere che cambia, si trasforma totalmente nel tempo, in un tempo, in un giorno, è impressionante. Impressionante anche per chi come me è abituato allo Shabbat, ma è impressionante perché è una cosa unica, unica della cultura ebraica e del popolo ebraico, è veramente unico. E non lo dico solo io, una volta stavo in aereo, ho sentito commentare delle persone che non erano ebree su Israele, allora facevano le battute, le ragazze, eccetera. A un certo punto uno fa una domanda e dice: sì, ma dimmi la cosa che più ti ha stupito. E tutti erano concordi, erano concordi nel dire lo Shabbat. Cioè, era una cosa veramente incredibile, che in un tempo umano possa esserci lo Shabbat. Ed è un giorno in cui gli ebrei, questo è lo Shabbat, è dalla creazione del mondo che viene osservato, per cui esiste dalla creazione del mondo. C'è un'altra norma che riguarda il Mikveh, che va spiegata, ed è il fatto che non ci può essere un foro. Un bagno rituale dal quale fuoriesce da un foro anche naturale una parte dell'acqua rende il Mikveh non kasher, inutilizzabile. E anche se la misura dell'acqua è giusta, poi parleremo della misura dell'acqua che deve esserci nel Mikveh, l'aveva già accennata Nicole. Qual è il motivo? Qual è il motivo simbolico di questo foro? Allora, noi possiamo pensare che perdere un po' di ebraismo non succede niente, in effetti. Cosa vuoi che succeda se perdi un po' di questo attaccamento della Torah, se perdi un po' del rapporto con Dio? Nella vita succedono tante cose che possono allontanarti. In effetti, però, ogni ebreo sa che se uno si allontana da questa sacralità, piano piano, piano piano, piano piano, può cancellare il vero rapporto, la vera unione con la nostra identità ebraica. Cioè c'è un rapporto tra il tuo comportamento e il comportamento successivo. Cioè una trasgressione porta un'altra trasgressione, questo buco piano piano si apre e perdi tutto. Se non perdi tu, possono perdere, diciamo, i tuoi figli, i tuoi nipoti. Perciò questa è la simbologia, di nuovo, del Mikveh, di stare molto attenti a non perdere questo attaccamento che hai trovato in quel momento, che sei riuscito a ottenere. E il rapporto con Dio e con la Torah si genera dalla capacità di addentrarsi in un mondo spirituale vero, il mondo, abbiamo detto, della verità, non cancellato dalla bramosia dell'avere e del lavoro. Questo ha a che fare col rapporto coniugale. Cioè il rapporto coniugale deve cercare, sia l'uomo che la donna chiaramente, devono far sì che il loro rapporto sia basato sulla verità. Torah temet, anche il rapporto deve essere basato sulla verità. Cercare di evitare che altri interessi, altre necessità, altri desideri rovinino questo rapporto e fanno sì che la persona non ha nessun interesse verso l'altro. Si deve stare attenti, come si deve stare attenti al buco nel Mikveh, al foro, bisogna stare attenti a non perdere
non distruggere il rapporto di coppia, e questo è uno scopo fondamentale dell'ebraismo. L'ebraismo si basa sulla famiglia. E, per esempio, in genere chiaramente noi diciamo che i figli sono influenzati dall'ambiente, dalla famiglia in cui crescono, dal rapporto dei genitori tra di loro, dal rapporto, insomma, dall'ambiente, poi dalle scuole, eccetera. L'ebraismo pone molto l'accento anche sul concepimento, cioè anche nel momento del concepimento, come avviene, può influire, almeno dal punto di vista potenziale, sul comportamento e sugli atteggiamenti dei figli, sulla potenzialità di essere delle persone, per esempio, ribelli. E i maestri parlano di alcuni figli che vengono da un rapporto, un concepimento sbagliato. Sbagliato in che senso? Basato o su una prevaricazione, che non è proprio una violenza proprio, ma qualcosa che non ha rispetto vero e proprio, si parla in genere della donna, dell'uomo nei confronti della donna. Oppure, per esempio, faccio un esempio solo, figli della moglie dalla quale si vuole divorziare, leggo da questo libro, sono considerati i figli concepiti dal padre che si unisce alla moglie dalla quale intende divorziare, e anche se al momento la ama e lei lo desidera, cioè non è un rapporto che non consensuale, cioè si vogliono avere il rapporto, però lui vuol divorziare da lei e lei non lo sa. E perciò, siccome c'è scritto non tramare alcun male contro il tuo prossimo, mentre egli ripone fiducia in te, questa è una grande trasgressione. E allora uno dice, va bene, non va bene nei confronti della moglie. No, non va bene neanche nei confronti del figlio che nasce. Non va bene neanche nei confronti del figlio che nasce, perché i maestri dicono che il figlio sarà portato alla ribellione. È chiaro che poi lui deciderà come comportarsi, non è che sarà così per forza, però questo dà il senso di quanto è importante il rapporto sessuale nell'ebraismo e quanto è importante il rispetto tra le persone, l'amore tra le persone e la verità, no? Il avere rispetto dei figli anche per quanto riguarda la verità. Il secondo insegnamento che porto è invece di un rabbino sefardita, si chiama il Ben Ish Chai, un rabbino di Baghdad, Yosef Chaim, nato nel 1834 e morto nel 1909. E qui torniamo al periodo, diciamo, dell'anno in cui siamo. Questo grande maestro scrisse un giorno una breve lettera a una sposa spiegando alla ragazza l'importanza di questo mese in cui siamo ormai all'ultima settimana, il mese di Elul. Dopodiché avremo Rosh Hashanah, il Capodanno, Yom Kippur. E lo trova un collegamento proprio col Mikve. Dice che dal primo di Elul a Yom Kippur ci sono 40 giorni per 24, 960 ore. L'acqua di un Mikve deve contenere, secondo la tradizione, la misura di 40 seah, e una seah è la misura di liquido composta a sua volta da una quantità di 24 log. Perciò qui intende dire che anche il mikve ha gli stessi numeri, diciamo, il numero dei giorni, il numero delle ore, del periodo che inizia con Elul e termina con Yom Kippur, è lo stesso di un mikve kasher. Che cosa vuol dire tutto questo? Che cosa vuol dire, cosa ci vuole insegnare il Ben Ish Chai? E senza anche un solo log, quel mikve non sarebbe kasher. E questo vuol dire anche che in questo periodo anche un solo giorno, anzi una sola ora, non va persa, insomma. È un periodo in cui abbiamo una possibilità enorme di cambiare e ogni istante deve essere dedicato a un costante lavoro per creare un rapporto con la Torah e con Hashem, con Dio, altrimenti la vera misura che genera in noi la completa purità interiore sarebbe mancante. Questo, nel senso che questo è un momento che non dobbiamo perdere, non possiamo perdere neanche un istante. Cosa sono questi 40 giorni? Come mai nella nostra storia si è creato questo periodo? Se andiamo nella memoria della nostra storia, quando Mosè
quando Mosè scende dal Monte Sinai con le tavole della legge, vede il vitello d'oro, distrugge e rompe proprio le tavole della legge. Mosè, che è un educatore, capisce che bisogna ricostruire un rapporto con Dio e la Torah. E in questi 40 giorni gli ebrei ricostruiscono il rapporto con Dio e lui ritornerà, riscenderà dal Monte Sinai con le nuove tavole della legge. Così noi, diciamo, noi che vogliamo costruire una vita ebraica, un vero rapporto con noi stessi, col vero, una vera nostra essenza, perché è così, non è soltanto un rapporto con Dio, ma un rapporto con noi stessi, con la Torah e anche con gli altri, dobbiamo in questo momento abbiamo la possibilità di cambiare. E questo rabbino nota che, avete visto che ci sono degli scalini che portano all'acqua, no? Ogni mikve ha questi gradini, e dice, e si pone il problema come mai Rambam, il Maimonide, dice non si può saltare dentro un mikve, non puoi fare un tuffo e saltare dentro il mikve. Qual è il motivo di questa regola? Cioè, come mai? Qual è il significato? Il significato è che per cambiare, per veramente cambiare, non si possono saltare, non può essere fatto così. Cioè, non è un momento d'entusiasmo, io cambio, non è possibile. C'è bisogno di tempo, questi 40 giorni per questo sono tanti, c'è bisogno di gradualità, c'è bisogno di farsi l'esame di coscienza, e bisogna creare un rapporto con gli altri, perché non è solo su quello che siamo, non è solo sull'osservanza delle misot verso Dio che siamo giudicati, ma anche nei confronti i precetti verso gli altri. E per poter costruire il futuro bisogna evitare di saltare i gradini, cioè bisogna farlo in modo graduale, perché se no non dura. E noi abbiamo detto che questo periodo è molto lungo. Quando finisce la festa di Sukkot, delle capanne, l'ultimo giorno si chiama Hoshana Rabbah, vuol dire grande salvezza. In qualche modo, anche se è passato Kippur, anche se è passato il giorno dell'espiazione, viene data un'altra possibilità ancora per quelli che non sono riusciti veramente a cambiare. Altra possibilità, di nuovo, dopo Sukkot, e c'è una strana usanza di prendere 5 rami di salice e sbatterli. Noi durante Sukkot abbiamo preso un fascio formato da altre specie, però tra le specie c'è questo salice, tra l'altro il salice cresce vicino all'acqua. E questo salice simboleggia in questo gruppo di vegetali che noi scuotiamo, e la persona senza qualità, la persona che non studia, la persona che non fa buone azioni, che litiga con gli altri, cioè la persona veramente più lontana possibile dalla Torah. Però ha avuto tutto questo tempo e in qualche modo è riuscita a cambiare. Noi sbattiamo 5 rami di salice, perché nel nostro alfabeto ebraico, credo che esista solo un alfabeto ebraico, esistono 5 lettere che cambiano forma. Ci sono 5 lettere che all'inizio della parola hanno una forma e alla fine della parola ne hanno un'altra. Queste 5 lettere simboleggiano proprio questo, che all'inizio sei in un modo e alla fine sei diverso. Puoi cambiare. Anche la persona più lontana può cambiare. Perciò questo sbattere il salice vuol dire che noi non siamo più così, che abbiamo iniziato in un certo modo, anche la persona più lontana, e finisce in modo diverso, come le lettere, come queste 5 lettere dell'alfabeto che inizia la parola in un modo e alla fine sono diverse. Perciò questo è il mio augurio a me stessa e a tutti noi, che questo periodo ci porti un cambiamento reale in noi stessi, prima cosa, perché se no possiamo cambiare in nessun altro, nel nostro piccolo, nella nostra famiglia, nella nostra comunità e nel mondo intero. E sapete che il progetto del mondo è la venuta del Messia e la fine delle malattie, la fine della morte, la fine delle guerre. Perciò speriamo che sia così, che finiscano tutti quelli che sono stati i problemi di questi anni molto brutti che abbiamo passato. Grazie.
Io ho finito. Grazie Anna. Nicole, vuoi aggiungere qualcosa? Non so se Levana si può collegare o se probabilmente è stata bloccata da questo problema. Ah, non è tornata? No. Faccio un altro controllo, ma... Controlliamo un secondo, ma ha avuto proprio un problema. No, purtroppo non è con noi. Riusciamo a... Vediamo un attimo se ci sono domande sulla chat. Allora, abbiamo i ringraziamenti. Ringraziamenti. Forse c'è qualcuno che ha alzato la mano, ma non capisco. C'è un Galaxy S20 che... Ah sì, io ho una domanda. Sofia, ok. Ti puoi smutare? Allora, aspetta un attimo, Sara, perché... Allora... Mi si abbassa la mano, poi... Riesci a smutarla? E sto cercando. Scusate, pronto? Prego, Sofia. Io volevo chiedere, me lo sono sempre chiesta, ma non mi è mai capitato di chiederlo, come mai il MICVE riguarda soltanto le donne sposate? Cioè, le donne iniziano ad avere la regola delle donne intorno ai 12 anni, perché non iniziano subito a fare il MICVE? Perché il MICVE è legato al rapporto poi, perciò siccome non è permesso il rapporto prima del matrimonio, il rapporto sessuale prima del matrimonio secondo la Torah non è permesso, per cui non che non sia possibile fare per esempio anche il MICVE dopo come purificazione generale, però legato al rapporto sessuale è solo legato nel periodo del matrimonio. E poi però al di là del rapporto sessuale è detto che la donna è impura dopo il ciclo, quindi che lei abbia o non abbia rapporti sessuali non dovrebbe comunque purificarsi? No, perché tutte le regole di purità sono legate al santuario, che non c'è in questo momento, perciò diciamo siamo tutti impuri. No. Okay. Anche gli uomini possono fare anche il MICVE, però diciamo il MICVE della donna legato al rapporto sessuale è legato al ciclo e per permettere il rapporto sessuale. Ok. Allora, io voglio... Aspetta, proviamo un attimo. Il Galaxy, gli chiediamo di attivare l'audio. Vediamo se riesce. Ma chi è Debra? Non lo so. Devi mettere l'audio. Eccomi. Ok. Prego. Ecco, no, io volevo fare un appunto, non so se poteva essere utile, perché abbiamo parlato solamente di tevillà, di purificazione attraverso il MICVE. Quindi non so se la Mora poteva dire qualcosa, se dove non c'è un MICVE è anche valido fare una tevillà o qualcosa del genere, non so. Ok, insomma, volevo parlare anche di tevillà in un posto dove non c'è il MICVE. Quindi nel mare o in un posto dove si può fare. Rispondere? Sì, cioè, c'è bisogno che sia una fonte d'acqua naturale, in questo senso dici, nel lago, nella neve. No, io volevo dire se è permesso, quindi cioè, esplicitare questa cosa, perché abbiamo parlato di tutte le misure e tutto quanto. Quindi nel mare è permesso farlo quando non c'è un MICVE o che cosa, insomma, si può dire a riguardo? Insomma?
penso che era utile anche questo, sì, per donne che qui siamo tutte quante, che cosa succede se non ho micve, cosa faccio, posso farlo al mare quando sono in vacanza? Pensavo che anche questa cosa poteva essere utile per capire meglio questa mitzvah, insomma, tutto qua. Però non lo so, Mara, se voleva aggiungere qualcosa per spiegare. Sì, non volevo dare alla hot che non sono... Ah, ho capito. In questo senso non... No, forse l'unica cosa che si può aggiungere al riguardo è che secondo la regola generale, se in mare o se anche in un fiume teoricamente c'è la grandezza, la quantità e l'altezza di acqua che permetta a una donna di essere immersa completamente, l'acqua essenzialmente dovrebbe arrivare sopra l'ombelico, diciamo una mano sopra l'ombelico più o meno, allora in quel caso c'è la possibilità che la donna venga immersa completamente e quindi teoricamente potrebbe essere permesso, però a livello pratico non è così semplice trovare la possibilità di essere immersi completamente in un posto naturale. Certo, in mancanza di altro sicuramente è una cosa da non escludere, forse si può rispondere così. Ho capito, va bene, va bene. Andrea Del Cotto può smutarsi da sola, voleva fare una domanda. Sì, sir. Prego. Sì, salve, buonasera, sono Andrea Del Cotto dell'Associazione Italia Straniere, sono un membro. Ma più che altro la mia domanda era su che cosa era basata la legge riguardo all'impurità, come per l'uomo anche per la donna. Questo qua, sì. Riguardo che l'uomo è impuro e anche la donna allo stesso tempo, se parlava di questo. La donna è impura, abbiamo spiegato, quando ha una perdita di sangue, insomma, dall'utero. L'uomo, se per esempio ha una perdita anche delle perdite di sperma, eccetera, è impuro. Ci sono delle regole riguardo alla purità legate appunto al santuario, perciò anche gli oggetti possono essere impuri, eccetera. Oggi, diciamo, l'impurità è legata solo, il concetto di impurità è legato solo alla donna, anche se moltissimi uomini fanno la tevilà prima delle feste o anche tutti i giorni, insomma ci sono molti uomini che fanno il mikve, però non è legato, diciamo, lo fanno per una questione di personale, di avvicinamento a Dio, per prima di Kippur per esempio, prima del giorno dell'espiazione, ci sono moltissimi uomini che lo fanno e ci sono uomini che anche lo fanno tutti i giorni, però la donna è legato più che altro al rapporto, al permesso di rapporto sessuale, alla mestruazione. Perciò una donna che a un certo punto non ha più le mestruazioni, oppure quando allatta, oppure quando è incinta, non è obbligata, non fa il mikve. E c'è anche una impurità legata al contatto che si può avere con una persona morta. Sì. E noi non possiamo uscire da questa impurità, come diceva la Moranna, perché non c'è più il tempio, il santuario, e quindi non ci possiamo purificare. E quindi siamo sempre legati a cosa tu matta a me, all'impurità data dal morto, dalla persona morta. E in realtà abbiamo visto che tutti i tipi di impurità sono in un certo senso legati alla morte e quindi alla incapacità, come dicevamo all'inizio, di fare mitzvot. Cioè la morte è negativa perché non ci dà più la possibilità di fare mitzvot, di mettere in pratica la legge di HaKadosh Baruch Hu. Cioè questo è un po' il concetto. Non so se è chiaro. Certo, certo. E Barbara si è presentata per una domanda. Può smutarsi da sola? Sì, eccomi, grazie. E in realtà la mia domanda era, si aggancia un po' a quello che chiedeva Deborah, riguardo all'eventualità in cui il mikve debba essere fatto in una fonte, diciamo, naturale. Però in realtà anche volevo sapere
cioè la questione legata alla balanit, cioè la presenza comunque di un'altra donna che controlli che il mikve sia kasher, cioè quanto in situazioni appunto, no, non cerco una lafa, ma così un'indicazione, quanto per esempio se uno si trovasse appunto in un contesto in cui non c'è proprio un mikve a disposizione in città o neanche nelle città vicine e quindi si trovi costretto a farlo. Una donna si trovi costretta a farla appunto al mare o in un fiume o in un lago, se Il marito è fa il necessario. micro, fa la Ah, balanetta. lo fa il marito? E certo. N non un'altra donna, comunque. Farlo anche un'altra donna, È certo. anche una donna non ebrea? Se non c'è nessuno. La donna, la balanetta, deve vedere solo se tu entri completamente. E va bene anche se non è ebrea? Questo non lo so, ma comunque lo scopo è quello, di vedere che tu entri completamente, che non c'è neanche un capello fuori, questo è l'unico. E che non, magari non ti senti neanche male. Certo, Anche ok. quello. Però diciamo se ci fosse una gradualità, meglio il marito o meglio la sconosciuta, non so. Penso meglio il marito. Ok, grazie, Mora. Non lo so, eh. Grazie. Va bene. Sara, vuoi fare un saluto Se conclusivo? non ci sono, se non ci sono altre domande, ringraziamo la Moranna, ringraziamo Nicole e speriamo che con Levana si sia risolta la situazione. E concludiamo così la giornata della cultura ebraica e auguriamo Shana Tova, cioè un buon anno ebraico a tutti. E grazie a Paola, grazie a David, grazie a tutti quelli che hanno collaborato e buona serata. Arrivederci, Arrivederci. grazie. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.